viva Santa Domenica! Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Non abbiate paura. È la frase più ripetuta da Gesù risorto. È la stessa frase che dice un padre al proprio figlio che sta imparando a nuotare. Buttati, non avere paura, ci sono io. O mentre comincia a pedalare su due ruote. E dovendo immaginare la vita di un martire nei momenti prima del proprio martirio, credo che questa frase sia quella che si sentono più spesso dire da Gesù, che li accompagna fino all'estremo della loro testimonianza. Non abbiate paura. Non abbiate paura di affrontare ingiustizie a causa del Vangelo, di essere perseguitati perché scegliete di stare dalla parte dei poveri, di essere umiliati, oltraggiati, calpestati, perché perseguite con tenacia la via del Signore. Non abbiate paura, perché per voi è già grande la ricompensa. Preghiamo tutti insieme con il Salmo 26, che è un invito a fidarsi del Signore. Insieme. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano, immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidia. Non gettarmi in preda ai miei avversari. Contro di me si sono alzati falsi testimoni che soffiano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, con la benedizione dell'acqua noi facciamo memoria di Cristo, acqua viva, e del sacramento della nostra rinascita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ogni volta che ne saremo aspersi, renderemo grazie a Dio per il dono inestimabile del battesimo e imploreremo il suo aiuto perché possiamo confermare con la vita ciò che è stato trasmesso nella fede. Aprite il fonte. Sii benedetto, Signore Dio onnipotente, che in Cristo, acqua viva della nostra salvezza, ci hai colmato di ogni benedizione e hai fatto di noi una creatura nuova. Fa che mediante l'aspersione e il devoto uso di quest'acqua richiamiamo la realtà del battesimo, perché purificati e fortificati con la grazia del tuo Spirito recuperiamo la giovinezza interiore e camminiamo sempre in novità di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci mettiamo in piedi per ricevere l'acqua benedetta.
onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Facile, Signore, vivere e testimoniare il tuo Vangelo. Lo sperimentiamo noi stessi quando ci accorgiamo che le tue vie non sono le nostre vie e che i tuoi pensieri non sono i nostri pensieri. Lo sperimentiamo, innumerevoli fratelli e sorelle nella fede, quando toccano con mano che il mondo non tollera il tuo Vangelo. Aiuta tutti i tuoi discepoli a mai vergognarsi di te e ad essere testimoni umili e coraggiosi della tua misericordia nei compiti della vita quotidiana. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo seduti ed ascoltiamo la parola di Dio. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Fratelli, se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi.
Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È meglio, infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli, della Sua santità celebrate il ricordo, perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica, chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cristo è il principio e la fine, il primo e l'ultimo, a Lui la gloria e la lode nei secoli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà a morte il fratello, ed il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Ci mettiamo seduti. Grazie, Michele. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. Carissimi fratelli e sorelle, l'uccisione di Santa Domenica, avvenuta nel 303 dopo Cristo in Campania, e i tanti martiri che nei secoli fino ad oggi hanno dato la vita per Cristo, ci dicono che la storia della Chiesa è stata insanguinata con il sacrificio dei martiri. Celebrare oggi la festa di Santa Domenica vuol dire dunque ricordare il suo sacrificio, ed insieme a lei ricordate tutte quelle persone che nel corso della storia hanno vissuto con coerenza fino alla fine la propria fede, senza paura, senza timori, neanche di fronte alla minaccia di perdere la propria vita. Celebrare quindi la memoria, la festa di una martire, vuol dire prima di tutto prendere sul serio la nostra fede. La fede, cari fratelli e sorelle, è una cosa seria, non è un passatempo. Essere cristiani vuol dire essere pronti a mettere in gioco la propria vita, tutta la propria esistenza. Di fronte quindi alla memoria di queste persone che ricordiamo oggi nella figura di Santa Domenica, prima di tutto siamo invitati a vivere il cristianesimo in modo coerente. Ogni volta che noi viviamo il nostro cristianesimo in modo mediocre, vergognandoci della nostra fede, non vivendo il Vangelo fino in fondo, non partecipando alla vita della comunità, non sentendoci parte integrante della Santa Chiesa di Gesù Cristo, così facendo noi offendiamo anche la memoria di Santa Domenica e di tutte queste persone che hanno dato la vita nel nome di Gesù Cristo. La Chiesa certamente si fonda sulla roccia, e la roccia chi è? È Gesù Cristo, ce l'ha detto questa sera sia San Paolo sia San Pietro, no? Nella prima lettura: siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi. La nostra roccia è Cristo Signore, e tutta la nostra vita cristiana si fonda su di Lui, su Gesù Cristo, ma si fonda anche su altri due pilastri: da una parte la testimonianza e l'annuncio, quindi la tradizione apostolica, e dall'altra parte tutto il sangue di questi nostri fratelli e sorelle martiri, di tutti questi cristiani che nel corso della storia ci hanno annunciato con la loro vita Gesù Cristo. Allora vedete, cari fratelli e sorelle, il primo invito che ci viene dalla festa odierna, pensando alla giovane Domenica,
pensando a lei che ha sacrificato la vita nonostante la sua giovane età, il primo invito è a vivere davvero la nostra fede, sempre, sempre. Lo diciamo anche nella preghiera a Santa Domenica. Ottienici le grazie che ti domandiamo, specialmente quella di serbare intatta la nostra fede. Fino in fondo, cari fratelli, senza mezze misure, senza falsità, senza mediocrità. Il secondo invito che ci viene, vedete, dalla figura di Santa Domenica è quello a prenderci sempre cura all'interno della comunità, all'interno del nostro paese, di tutte quelle situazioni di difficoltà che le famiglie, le persone vivono, per cercare il modo di essere accanto a loro, di aiutarle a dare una prospettiva futura per la propria vita e per la vita dei propri figli. Gesù ci ha insegnato che amare è servire, e servire vuol dire appunto essere disposto a mettersi in gioco, a donare la propria esistenza. C'è quindi da un lato un martirio che si spinge fino all'effusione del sangue, come quello di Santa Domenica Nostra, ma c'è un martirio anche quotidiano che noi cristiani dobbiamo vivere sempre attraverso la testimonianza della fede, attraverso il servizio. Gesù ci insegna che crescere nella vita vuol dire imparare a donarla agli altri, proprio attraverso il servizio. Solo se riscopriremo questa parola così importante, breve ma importante, il servizio, capiremo Gesù Cristo, se no non lo capiremo mai, non riusciremo a comprendere fino in fondo il suo messaggio. E allora la terza cosa che possiamo domandarci questa sera è: che cosa possiamo fare noi per la nostra parrocchia? Cosa possiamo fare noi per il nostro paese? Quale tempo possiamo mettere a disposizione? Quali qualità abbiamo che possiamo donare agli altri? Donare, che bella questa parola, no? Ricevere un dono fa sempre piacere a tutti. Però è importante anche imparare a donare qualche cosa agli altri. E allora siamo chiamati a donare agli altri quello che abbiamo, quello che sappiamo fare. Quali servizi dunque possiamo offrire agli altri perché appunto come comunità possiamo crescere insieme, come paese possiamo crescere sempre di più e migliorare nella vita comune? Certamente, vedete, cari fratelli e sorelle, se io penso alla parrocchia, i servizi di cui c'è bisogno sono tantissimi, ma davvero tanti, però ce n'è uno in particolare che è assolutamente indispensabile e necessario. È quello di persone che si rendano disponibili ad annunciare oggi la parola del Signore. Chiamiamoli catechisti, chiamiamoli annunciatori, chiamiamoli come vogliamo. Persone che oggi si mettano a disposizione della catechesi. E non solo dei nostri bambini, dei nostri figli, ma anche e soprattutto per gli adulti. Oggi la Chiesa ha bisogno soprattutto di queste persone che svolgano questo servizio, non soltanto la nostra Chiesa, ma tutte le chiese, tutte le parrocchie ne hanno bisogno. Servono persone generose che si mettono al servizio, perché se non c'è nessuno che annuncia, non ci sarà pure nessuno che potrà crescere nella fede. Questo ce lo dice San Paolo nelle sue lettere, no? Se nessuno annuncia, come possiamo crescere nella fede? La domanda di senso che si pone San Paolo e che oggi rivolge a noi. Come possiamo crescere nella fede se nessuno è pronto ad annunciare la parola del Signore? E allora questo, vedete, è un sentire che dobbiamo maturare sempre più dentro di noi, è una responsabilità che dobbiamo avere nel tempo presente della storia della Chiesa. C'è bisogno di crescere nella responsabilità, nel sentirsi
parte integrante della comunità. C'è bisogno di prendersi le proprie responsabilità, ognuno le sue. C'è bisogno di dire: questa è casa mia, questa è casa mia, è la mia parrocchia, questo è il mio paese, è casa mia. Vedete, miei cari fratelli e sorelle, spesso oggi si sente parlare dei diritti, no? Tutti rivendicano i propri diritti. È un mio diritto, questo è un mio diritto. Io sento poco parlare dei doveri. Tutti rivendicano i diritti, ma nessuno ricorda i propri doveri. Eppure abbiamo doveri nei confronti di noi stessi, nei confronti di Dio, nei confronti della Santa Chiesa, nei confronti della società civile, nei confronti del nostro paese, degli altri, dei fratelli che mi vivono accanto. Abbiamo dei doveri, non solo diritti. Ecco il senso del donare, no? Cari fratelli, per donare non posso rivendicare solo diritti, mi devo ricordare anche dei doveri che ho. Diritti sì, ma anche i doveri nei confronti di Dio e nei confronti di tutti i fratelli. C'è bisogno dunque di domandarsi: che cosa posso fare io per far crescere la fede sempre di più nella mia comunità, per far crescere sempre meglio questo servizio nei confronti degli altri e per far conoscere sempre meglio il messaggio di Gesù Cristo, per il quale Santa Domenica Nostra ha dato la sua vita. Non vendiamo vano, cari fratelli e sorelle, il sacrificio della giovane domenica. Con entusiasmo ha chinato il capo di fronte al carnefice, ha dato la sua vita perché Cristo fosse annunciato e potesse arrivare fino a noi. Grazie domenica per il tuo sacrificio, grazie di aver dato la vita, perché è grazie al tuo sacrificio che noi oggi abbiamo il bene prezioso del Santo Vangelo di Gesù Cristo, lo possiamo conoscere e lo possiamo vivere grazie al tuo sacrificio. E allora personalmente, come parroco, vorrei chiedere questa grazia stasera a Santa Domenica, nostra patrona, che faccia crescere e maturare nella nostra comunità persone sempre più disponibili al servizio, a qualsiasi servizio, ed in modo particolare al servizio dell'annuncio della parola di Dio, al servizio della catechesi. Oggi, fratelli, oggi, non domani. Non rimandiamo a domani ciò che davvero possiamo fare oggi. Prendiamo l'impegno di essere annunciatori coraggiosi della parola di Dio e tutta la nostra vita rifiorisce come è rifiorita la vita di domenica. Di fronte al Signore, di fronte a Lui, per intercessione di Santa Domenica, oggi mettiamo la nostra comunità, il nostro paese, perché ognuno di noi possa fare la sua parte per la crescita della fede, per la crescita del bene comune. Alla protezione dunque di Santa Domenica io affido il servizio della nostra amministrazione comunale, del sindaco, di tutto il consiglio comunale, che sia sempre ispirato ad una reale crescita civile e morale della nostra comunità. Affido tutti i catechisti, annunciatori coraggiosi della parola di Dio. Affido tutti coloro che svolgono un qualsiasi servizio nella comunità. Affido tutte le nostre famiglie, ed in particolare, cari fratelli, i nostri giovani, che sono la speranza del futuro, che ritornino ad innamorarsi del messaggio di Gesù Cristo. Affido tutti gli ammalati, quanti vivono un tempo di dolore fisico e spirituale. A tutti giunga la benedizione del Signore per intercessione di Santa Domenica Nostra. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Thank you.
testimonianza di martirio contemporaneo. Padre Franz van der Lut, 76 anni, per 50 anni ha vissuto in Siria ed è stato assassinato il 7 aprile 2014. Viveva nella città vecchia di Homs, sconvolta dalla guerra e in mano ai ribelli. Nonostante i consigli dei superiori, non aveva mai voluto lasciare il suo popolo da solo. Sono l'unico sacerdote rimasto. Qui c'erano decine di migliaia di cristiani, ora appena 66. Come potevo lasciarli soli? Il popolo siriano mi ha dato così tanto, tutto quello che aveva. E se ora la gente soffre, io voglio condividere il loro dolore e le loro difficoltà. Era rispettato sia dai cristiani che dai musulmani perché aiutava tutti. Quando la crisi è cominciata, 5 famiglie musulmane si sono trasferite nel suo monastero e lui si è preso cura di loro, ricordano i suoi amici. Diceva sempre: io non vedo cristiani o musulmani, ma esseri umani. Ma i terroristi islamici, padre Franz, non andava a genio. Diceva sempre che era padre sia dei cristiani sia dei musulmani. Molte volte i ribelli lo hanno condotto davanti alla corte della Sharia per discutere delle sue credenze, ma lui si rifiutava. Diceva: non parlerò con voi di politica o religione, siamo tutti esseri umani, parlerò solo di umanità. Il 7 aprile, 2 uomini armati e mascherati sono entrati nel monastero dove viveva, dopo aver sopraffatto la resistenza del guardiano. Non hanno fatto fatica, perché il missionario diceva sempre: accolgo tutti, chiunque entri dalla mia porta è il benvenuto. Lo hanno trascinato fuori, lo hanno colpito al volto, gli hanno sparato 2 colpi alla testa e se ne sono andati. Oggi la sua tomba nella città vecchia di Homs è diventata un santuario, meta di pellegrinaggio per i cristiani che sono tornati in questo quartiere devastato. Durante il canto viene portato processionalmente il fuoco. Il parroco lo benedice. Il sindaco, a nome dell'intero popolo di Scorrano, attinge la fiamma dal fuoco benedetto e accende 2 lampade, simbolo della verginità e del martirio di Santa Domenica.
Sii benedetto Dio Padre onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di Santa Domenica, nostra patrona, e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore misericordioso, per intercessione di Santa Domenica, nostra patrona, vi illumini e vi comunichi il fuoco del suo spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. Amen. Ed ora il sindaco, al fuoco benedetto, accende le due lampade che sono il simbolo della verginità e del martirio di Santa Domenica, e lo fa a nome di tutto il popolo di Scorda. Dici che riesci? Metti la mano davanti, sennò si spegne. Okay. Prendi un fiammifero, sennò si accende il fuoco e poi... ricevere la fiamma dello spirito è difficile, eh? Bravo. Ti regoli, prendi un fiammifero, sì, lo accenda al fuoco. Ed ora ci mettiamo in piedi e ascoltiamo la passione di Santa Domenica. Martirio di Santa Domenica. Massimiano, vinto dalla tenace resistenza di Domenica, pensò di rimandarla in Campania dal proconsole Ilariano, un altro tiranno sanguinario che la sottopose ad ulteriori tormenti. La fece appendere per i capelli sopra una catasta di legna a bruciare, ma il Signore la guarì miracolosamente dalle piaghe. La fece condurre in catena al Tempio di Giove,
Ma qui domenica compì meraviglie perché al solo suo entrare si abbatterono le statue degli dèi. E lo stesso Ilariano, furente più che mai, mentre si avvicinava alla Vergine di Cristo, veniva ucciso da un fulmine. Condannata dal successore di lui a morire in una fornace ardente, ne esce illesa. Esposta ai lupi e ai leoni, li doma e li accarezza. Ed è a sua volta accarezzata. Vincitrice di tanti tormenti e di tanti supplizi, viene infine condannata alla decapitazione. Quella giovane martire si preparava a raggiungere in cielo il suo sposo celeste. Prima di porgere il capo alla spada del suo boia, chiese un po' di tempo. Ottenutolo, con le mani rivolte al cielo disse: «Mio Dio, vivo e vero, che siete fonte della vera vita, è solo grazie alla vostra misericordia che ho potuto vivere senza macchia tra tanti pericoli. Salvate tutti i pastori e i sacerdoti della Chiesa, concedendo pace a questo popolo. Ecco, ora vengo a voi. Ricevete il mio spirito e datemi la forza di affrontare quest'ultima prova. Perdonate agli autori dei miei supplizi e della mia morte». Era il 6 luglio dell'anno 303. Dopo aver pregato, si alzò in piedi e con impeto di spirito generoso e lieto, forte e maestosa, andò verso il carnefice. Si mise in ginocchio, piegò il capo alla spada che d'un sol colpo lo recise, coronandolo di glorioso martirio. A lode e gloria di Dio. Evviva Santa Domenica! Christi, pace corona, con tibidominus preparavit in eterno. Chiediamo la benedizione del Signore per intercessione di Santa Domenica sul nostro paese di Scorrano. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio, la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza. Guarda benigno la terra di Scorrano, tu conosci le vicende e non dagli uomini, no? Quindi grazie a tutti per il vostro servizio, come un grazie tutto speciale va dato al nostro coro, oggi capitanato dal carissimo Gian Rocco. Grazie davvero per quello che fate, per aver animato questa veglia, ma anche tutte le messe importanti della nostra comunità. Gli facciamo un applauso che se lo merita. Ecco, e grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di stare qui in preghiera, no? È l'unico momento forte di preghiera nell'ambito della festa di Santa Domenica che ci possiamo concedere, no? Momento di ascolto della parola e di riflessione sulla sua testimonianza di fede. E allora, e lo abbiamo fatto qui in piazza, al centro del nostro paese, della nostra comunità civile. Quindi grazie a tutti di essere intervenuti. Adesso vi do la benedizione per intercessione di Santa Domenica e poi
tutti insieme questa volta. Prima siamo venuti da soli con il sindaco, i ministri, i ministranti all'inizio, e voi eravate già riuniti in assemblea liturgica. Adesso tutti insieme riaccompagniamo Santa Domenica in chiesa e la rimettiamo al posto suo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Santa Domenica, Vergine e Martire, nostra patrona e protettrice, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Evviva Santa Domenica nostra! Adesso, durante il canto, questi fratelli sistemano di nuovo la statua e poi, ecco, potete seguire la statua e la riaccompagniamo in chiesa. Signor Sindaco, possiamo fare lo stesso percorso che abbiamo fatto all'inizio? Grazie. Facciamo quel percorso. Quindi passiamo in mezzo a voi, mano a mano che passiamo vi potete mettere dietro alla statua. La croce. Scendiamo giù noi. E l'amministrazione comunale, se potete prendere le lampade, due di voi, chi non prende Santa Domenica, le due lampade le portiamo in chiesa. Massimo, questa. Thank you.